Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti. Andiamo un po' di corsa, no? Buongiorno Mimmo. C'era Rodolfo che parlava. Ma prima Rodolfo o prima Giampiero? Giampiero? James è diminutivo di chi? Giacomo. Gianni. Sono le due cose si sono... Non lo so, Gem. A pensare a Bisteccone io, al quale mandiamo un saluto che è sempre all'ascolto, ovviamente. Insomma, le due cose si sono intersecate perché si è parlato molto di quello che ha detto ieri il presidente, si è parlato pochissimo di come gioca l'Empoli, è stato sfiorato quasi l'argomento partita Roma-Empoli, se non attraverso le domande per capire un po' che tipo di formazione domani andrà in campo. Mi sembra che ce n'è da parlare per quello che ha detto il presidente Pallotta. Io ho letto con attenzione, ho seguito con attenzione, mi auguro che, non so se sono state le promesse, però insomma, come le vogliamo chiamare, tutte le cose che lui ha detto soprattutto nei confronti della tifoseria possono avere un seguito, e spero che sia così, insomma, perché se, immagino non abbiate parlato, insomma, questo incontro che c'è stato a livello social, Facebook e cose di questo genere, il presidente all'80-90%, insomma, si è parlato della curva, si è parlato dei tifosi, e quindi credo che questo sia un argomento, ma insomma non c'è bisogno assolutamente di sottolinearlo, che interessi molto i tifosi della Roma, quindi anche gli ascoltatori, e sicuramente sarà giusto parlarne. E Garcia, in riferimento alle parole di Pallotta, non si è voluto impegnare più di tanto, nel senso che ancora una volta Riccardo è stato molto bravo a non rispondere, cioè a rispondere senza rispondere, diciamo così, perché ha detto le cose che doveva dire seguendo il manuale del bravo allenatore. Io quando gioco sempre per vincere, il mio obiettivo è stare qui e fare bene. Antonio Conte, qui si sa che a Roma, l'ha detto anche Luciano Spalletti, se vinci sei il numero uno, se no non vanno bene le cose, insomma. Credo che sia stata una conferenza stampa sotto questo aspetto assolutamente non memorabile, però capisco anche che poi ci sono degli interessi da parte di un allenatore nel non dire determinate cose. Ci ha fatto un pochettino capire qualcosa riguardo la formazione. Io vado avanti pensando che Dzeko domani non sarà in campo, o che comunque non sarà in campo dal primo minuto, forse troverà spazio in corso d'opera qualora ce ne fosse l'opportunità, l'occasione, l'urgenza, l'obbligo o tutte cose di questo genere. Da come ha parlato lui, insomma, se non ho male interpretato le sue parole, insomma, credo che De Rossi possa essere in qualche modo ricicciato a centrocampo domani, e che dietro verrà messo uno fra Cassano e Rudiger. E poi per il resto si è parlato veramente molto poco della partita di domani, quindi e l'unica cosa che ha detto in riferimento appunto all'impegno contro la squadra di Giampaolo è che bisognerà pensare solo e soltanto a quella partita lì, senza andare a fare conti, calcoli e avere pensieri strani magari in riferimento alla partita di Champions League, e credo che questo veramente sia un punto che la Roma dovrà osservare con grande attenzione, cioè pensare soltanto a battere l'Empoli, perché 3 punti domani in un turno di campionato che ha degli incroci molto particolari, con squadre che ti stanno davanti, che sono impegnate in alcuni scontri diretti, anche magari qualcuno che ti sta dietro, però insomma sono squadre forti, e se tu, caro Riccardo, domani vinci, guadagni sicuramente qualcosa di importante. Poi possiamo fare il ciochino, quali sarebbero i tuoi risultati preferiti? Io, Mimmo, riferimento a no, Roma, mi sono espresso, io spero, mi piacerebbe tanto perdessero Juve e Napoli. Allora, ti piacerebbe che perdessero Juve e Napoli, perché tu consideri Juve e Napoli le prime rivali, o comunque esattamente più forti con la Roma. Esattamente. E l'ipotesi invece di guadagnare 2 punti alla Fiorentina, 2 all'Inter, 2 al Napoli e 2 alla Juventus? A voglia, se me lo prendo, porca miseria. Perché se ci scappano fuori 2 pareggi, una a Napoli e l'altra a Milano, e la vittoria della Roma, tu non saresti contento? Mimmo mio. E allora forse è quello, 2 bix e l'1 all'Olimpico. Tu ci sei, Gabriele? Assolutamente sì, Mimmo. Va bene, va. Una volta tanto siamo d'accordo. Dai. Però sai, fare queste previsioni va bene, non va bene, conta. Io l'unica cosa che veramente mi preoccupa, indipendentemente da Napoli, Fiorentina e di Inter Juventus, è che la Roma riesca a vincere la partita. Perché Ricca, giochi per primo domani alle 18, alle 20 già hai finito tutto, e poi sta a pensare mamma a quello che succederà mia il giorno dopo. Se sei con la panza piena, pensi bene. E quindi devi assolutamente battere l'Empoli. Credo che la Roma abbia
la qualità, Mimmo, la tecnica, però. Domani si può andare allo stadio senza necessariamente dover dire però la Roma ste partite cioè le partite vince facile, insomma. 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 Io, a parte la scaramanzia, a parte tutti, ognuno, no, ha un proprio modo di vivere anche la vigilia della partita. Io, per esempio, sono quelli che non mi spingo mai in facili pronostici, perché proprio non tanto per scaramanzia, ma perché conosco quanto voi, se comunque c'è una squadra che gioca in Serie A, abbia la forza per poterci stare, che magari non è la prima forza del campionato, ma insomma, l'Empoli l'ha ricordato poco fa Rudy Garcia, è la squadra che ha battuto il Sassuolo, che fino a quel momento non era mai stato battuto. Quindi voglio dire, ci sono dei valori, magari ci sono dei giocatori che ti possono mettere in difficoltà e tutte queste cose, però la Roma c'ha la rosa, c'ha la tecnica, c'ha la qualità, c'ha la forza per poter vincere la partita, a patto che faccia la Roma, nel senso che ci sia un approccio giusto, nel senso che non si pensi a Callan, ma gioca con l'Empoli, guarda chi so questi, anche perché l'anno scorso l'Empoli, Gabriele, ci sei? Sono qua, Mimmo. All'Olimpico non è che ha fatto proprio, no? Una gara l'ha pareggiata e quella in Coppa Italia ha costretto la Roma ai tempi supplementari. Esattamente, quindi voglio dire, magari è un avversario che sente di avere una buona tradizione qui all'Olimpico, è anche un avversario che comunque c'ha sempre Skorupski in porta, insomma, nel senso che vediamo due portieri polacchi, cioè è una cosa molto singolare, se vogliamo, nel campionato italiano. E però la Roma ha la qualità è per vincere, a patto che Garcia non faccia il fenomeno in tema di formazione, a parte che poi che i giocatori non facciano i fenomeni una volta in campo, nel senso che se ognuno fa il suo, la partita secondo me andrà serenamente verso la sponda giallorossa. Bene, bene, Mimmo. Senti, Mimmo, no, volevo domandare una cosa. Dire Florenzi è come Totti e De Rossi è scontato, o lo si pensa davvero? Perché ieri il presidente ha fatto questa. Beh, insomma, De Rossi è uno che è stato l'erede di Totti, Florenzi sembra l'erede di De Rossi, piano con le etichette dei capitani post futuro. Ah, mi raccomando, nessuno si azzardasse. Portano anche abbastanza non bene, diciamo così, insomma, però c'è una tradizione che nella Roma, forse cosa che non avviene in nessun'altra squadra del campo italiano, c'è una tradizione, c'è un senso d'appartenenza con un, come posso dire, tanto per fare dei nomi, no? Siamo passati da Di Bartolomei, Bruno Conti, Peppe Giannini, Francesco Totti e De Rossi e adesso Florenzi, magari qualcuno me lo dimentico, però c'è questo DNA, no? Molto forte, questo DNA giallorosso all'interno della squadra, che per me è una grande fortuna. Tu lo sai, che ho detto mille volte, io farei una squadra tipo Athletic Bilbao, cioè tutti nati a Roma, romani e romanisti, quindi figurate come la vedo io. Però insomma, Florenzi, se dovesse continuare così, insomma, come fai a non metterlo in questo solco, nel solco della romanità, anche per tradizione, adesso che si stanno sviluppando in nazionale, sembra quasi che, no, ci sia anche questa sorta di grandissimo feeling fra i giocatori della Roma, soprattutto romani e romanisti e la nazionale. Secondo me Florenzi, se lo lasciano tranquillo, sarà avviato a fare anche lui un pezzettino di storia. Sono assolutamente d'accordo con te. Domani, per esempio, caro Riccardo, sì? Dove me lo metti Florenzi? Io domani te lo metto nel centrocampo a Troyes. Ah, ecco, vedi. Quindi metti Maicon? Yes, se c'è allora, lui. Allora, diciamo che tu metteresti una squadra che avrebbe sì, almeno due uomini nuovi rispetto a Palermo in difesa. Perché? Allora, se metti Maicon più uno tra Cassan e Rudiger, a Palermo, Gabriele, correggimi sempre se sbaglio, sì, c'erano altri giocatori, giusto? Sì. E io non so quanto, cioè ti faccio un'altra domanda, è conveniente eventualmente, Riccardo, mettere insieme dal primo minuto Maicon e Cassan? Sì, Mimmo, perché è un po' un rischio? No, perché non è che da chissà da quanto tempo l'ultima in casa Maicon l'ha giocata con il Carpi, è vero che era 20 giorni fa, ma insomma l'ha giocata. E però poi c'ho Florenzi lì che mi garantisce. Quindi tu mi tieni fuori, tu mi fai, tu mi tieni, tu mi dici. Sì. Quindi tu mi tieni fuori uno fra Pjanic e Nainggolan. Io tengo fuori Nainggolan. Mm.
Tieni fuori Nainggolan perché ti serve bello fresco e riposato alle perchiuse. Perché credo di potermelo permettere, visto che lui ha giocato tutte e due le gare. È vero che le ha giocate anche piani, cioè, quindi in teoria dovrei stare molto attento a come sono tornati. Nel mio pensiero, fisicamente Nainggolan è uno che regge molto più di Pjanic, quindi lì me la devo giocare bene. Io a questo ti aggiungo che se tu allora Rudy García in conferenza stampa ha parlato di due registi della Roma, no? Uno De Rossi e l'altro Keita. Quindi se non c'è Keita sicuramente ci deve essere l'altro, ok? E nessuno può fare il lavoro che fanno o De Rossi e Keita. Quindi o De Rossi o Keita, non c'è Keita, gioca De Rossi, perfetto. Quindi tu mi puoi dire, ma come? Keita non c'era manco l'altra volta, eppure De Rossi ha giocato dietro. Benissimo, quindi ecco perché vedi che non c'è certezza della formazione. Però ti dico che Pjanic, qualora venisse tenuto fuori, senza Pjanic a loro mancherebbe, insomma, sì, quel po' di tecnica, quella regia da playmaker. Sono d'accordo. Cercata. E per una partita come questa, secondo me, serve più Pjanic che Nainggolan. Probabilmente sì. Poi va a finire che domani García presenta De Rossi dietro, Lorenzi Terzino, Pjanic e Nainggolan insieme con chi ci sta a mezzo al campo. Un altro lo troviamo. Certo. Anzi, si mette 4-2-3-1 e buonanotte. Però, vabbè, meglio così. Mimmo, ascolta, siccome siamo in formazione in conduzione ridotta, io ti metterei un fatte con Tuccio. Va bene, allora ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo. Ciao a tutti. Ciao Mimmo, grazie. Ciao, ciao, domani, ciao.